M.O., tradite dall'atteggiamento poco professionale di Uli, ho chiesto di andare via. Scatenato nel dopogara al tecnico della Roma, José Mourinho, che non le manda a dire, una buona partita che viene dopo due giorni pesanti. Difficili, con gente triste. La Roma ha giocato bene, ha voluto anche vincere. Ma mi dispiace perché lo sforzo di una squadra che ha giocato da squadra è stato tradito da un giocatore con un atteggiamento non professionale. Non vado quasi mai nello spogliatoio, ma sono entrato subito per dirlo a tutti. Ne ho schierati 16, non vi dirò chi è, ma uno ha tradito. L'ho inviato ad andare via a gennaio, ma so che non lo farà. Anche stasera i giallorossi hanno faticato molto in attacco. Abbiamo difficoltà a fare gol. Gli errori fanno parte del gioco, ma è un punto fuori casa e sempre un risultato positivo, prosegue il tecnico. Sono contento dell'atteggiamento generale della mia squadra. Ora manca la partita contro il Torino e vediamo se riusciamo a finire questo periodo con i 3 punti. Abraham, non valuto le prestazioni solo per i gol, ma oggi gli ho chiesto perché non ha sempre l'atteggiamento di oggi. Ha fatto una buona partita. Mentre per Volpato non posso aspettarmi che un ragazzo giovane, anche se di talento, ma che fino a poco fa giocava nella primavera, possa prendere la squadra sulle spalle. Dybala in campo nell'ultima gara prima della sosta? Non lo so se recupera, è difficile dirlo. Non so cosa si è detto con il City dell'Argentina, se deve giocare per andare al mondiale o no. Ma è chiaro che per alcuni giocatori la testa è più di là che di qua, ma certo mi piacerebbe averlo contro il Toro.